amici degli basket, siamo qua con coach Paolo Moretti, coach di Pistoia. È andata male, grande rammarico credo da parte di Pistoia comunque. No, non sono d'accordo, è andata bene, è stata una bella manifestazione, sono orgoglioso dei ragazzi, complimenti a Trento per l'ottima organizzazione, grande pubblico, una squadra che ha giocato con la giusta aggressività, la giusta attenzione, la giusta volitività, quindi complimenti a loro. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno giocato due partite straordinarie dando tutto, noi abbiamo tre giocatori, quattro aggiungendo Fiorello, che due partite in due giorni ovviamente un pochino pagano, e quindi siamo stati bravi, bravissimi, ho fatto i miei complimenti ai ragazzi, ho chiesto di fare attenzione ad alcune cose, tipo il fatto che ci siamo disuniti nei momenti di difficoltà. Ecco, infatti abbiamo visto che nel terzo quarto hai sempre cercato di predicare calma, sì. Quando Trento si è rifatta sotto? Errori positivi, perché quando uno cerca di risolvere le partite, per me sono errori positivi, però sono errori e li abbiamo pagati alla fine. Ecco, forse questa mancanza di energia è stata quella che ha portato poche volte la tua squadra in lunetta, per esempio. Allora, qui adesso però carta canta, ok? La carta parla di 10 su 11 nei tiri liberi, 25 su 29. Per questo ti faccio la domanda. 25-14 falli con un 117-55 di valutazione. A voi commenti, io sono orgoglioso dei ragazzi che quasi vincono anche la finale con questi numeri, carta canta. Va bene, grazie mister.